E questa è la vita che sognavo da bambino, vi racconterò tre storie, tre vite straordinarie, partendo da una riflessione personale, che è proprio il titolo dello spettacolo, quindi questa è la vita che sognavo da bambino. Vi parlerò di quali sono state le mie figure di riferimento, il motivo per cui ho intrapreso un viaggio così particolare come quello che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni della mia vita. Quindi vi racconterò tre vite straordinarie. Forse Alberto Tomba, che è veramente il mio poster appeso in camera da ragazzino, è quello che significa un po' di più degli altri, ma anche perché ho avuto l'opportunità di conoscerlo, di parlarci, di scambiare qualche impressione in generale sulla sua carriera, sulla mia e sulla vita in generale. Quindi forse direi Alberto Tomba. Da bambino sognavo una vita da sportivo, una carriera da tennista, o il mio sogno, e ne parlo nello spettacolo, era quello di partecipare alle Olimpiadi un giorno. Ma non c'è un limite di età per iscriversi, quindi impossibile, chi lo sa. Detto questo, la vita che sognavo da bambino non si è avverata, ma quella che oggi va molto al di là delle mie aspettative. Sono molto felice della piega che invece la mia vita ha preso. Faccio un mestiere che mi piace, quindi mi ritengo un uomo molto fortunato. Caro Edoardo, non smetterò mai di ringraziarti, perché fondamentalmente sei stato tu a convincermi a intraprendere questa bellissima avventura in giro per i teatri d'Italia. So che sarai anche tu a Ostia Antica, e quindi come possiamo fare? Ci possiamo sfidare a distanza in numero di biglietti staccati? O possiamo montare sul palco di Ostia Antica un applausometro per monitorare il gradimento del pubblico? Sono sicuro che non sarà necessario, ma ti mando un grande merda per la tua serata.